E bentornati incredibili in quello che potrebbe essere il penultimo episodio di Palworld. Pazzesco! E con penultimo episodio di Palworld intendo, ragazzi, che effettivamente su Palworld non è che c'è rimasto tanto da fare, e voi mi avete dato anche ragione negli ultimi episodi incredibili. E quando vi ho nominato che la serie incredibile che seguirà Palworld sarà Minecraft, alcuni di voi sono impazziti incredibili, perché effettivamente mi manca giocare un po' a Minecraft. Io non gioco a Minecraft da una vita, però ne riparleremo a tempo debito di Minecraft, ragazzi. Per quanto riguarda Palworld, ragazzi, è vero che questo sarà il penultimo episodio, ma questo non vuol dire che in futuro non ci torneremo, ragazzi, perché io vi ricordo una cosa, che effettivamente ogni tanto me lo devo ricordare anch'io quando ne parlo, ma Palworld non è finito, cioè Palworld è in beta da quello che ricordo, giusto? Addirittura non credo sia in alfa, è in beta. Quindi, ragazzi, Palworld, gioco vero, non è ancora uscito e uscirà chissà fra quanto tempo. Cioè, la beta l'hanno aperta a gennaio, mi pare. Io infatti l'ho iniziato a portare qualche settimana dopo. Però il gioco completo magari uscirà forse fine prossimo anno. Non c'è una data specifica, ragazzi, però è importante ogni tanto ricordarlo. Infatti, una delle mie pecche che mi porto nella serie di Palworld è il fatto che io forse avrei dovuto giocare di più quando c'era il picco di giocatori. Perché, come abbiamo visto l'altra volta, se avessi giocato con il picco di giocatori, magari le torri rimanenti le avrei fatte in coop con giocatori super forti e magari avremmo sconfitto le ultime torri, ragazzi, no? E invece da soli devi farmare un quantitativo di tempo fuori dal comune per riuscire a farle da sole, ragazzi. Ed è la terza torre, ragazzi. Oggi vedremo per curiosità come sono fatte le ultime due torri. Oltre a questo, ovviamente, faremo altre cose che vi racconterò tra poco. E magari nel prossimo episodio, il 25esimo, esploreremo Sakurajima. Quindi sarà un video dedicato interamente a Sakurajima. Vedremo com'è st'isoletta. Vedremo la mega waifu gnagnosa, epica, che ha fatto impazzire molti di voi e in generale molti della community per essere una super waifu di Palworld incredibile. E poi, ragazzi, al 99% inizieremo Minecraft, ragazzi. Ovviamente io off camera, ragazzi, continuerò a giocare un po' a Palworld, cercherò di portare piano piano i personaggi di livello, costruirò cose, e appena ci sarà un aggiornamento state tranquilli che un episodio di Palworld o un due ci saranno sicuramente, ragazzi, tranquilli. Perché pure io mi ci sono affezionato un po' a sto gioco, ragazzi. Calcolate, questa e Elden Ring sono le due serie più lunghe per adesso del canale, da gennaio, fine gennaio fino adesso, ragazzi. Il menu di oggi, ragazzi, a parte farci una bella dormita, è fare tutte le cose extra al di fuori di Sakurajima, incredibile. Ovviamente mi avete dato anche altri consigli incredibili che vi dirò tra poco cosa mi avete detto, però io mi farei una bella dormita, poi ci esploriamo la mappa, e qui probabilmente vi taglierò un po' perché io non credo di essermi perso tante cose epiche, forse una cosa qui mi avete detto che è divertente che non ho ancora trovato, e per il resto però mi metterò i momenti più spicy. Andremo all'oleodotto nuovo che hanno messo con Sakurajima e magari lo riusciamo a esplorare, però ho paura che i nemici siano veramente forti. Se c'è qualche alfa boss più minore lo eliminiamo, e nel prossimo episodio ci dedicheremo a Sakurajima, ragazzi, e poi inizia la serie di Minecraft, che secondo me ci potrebbe regalare delle forti soddisfazioni, ragazzi, perché ho molto hype nei confronti di Minecraft. Quindi dormita e si parte, ragazzi. Damn! Noi siamo sempre livello 41. Il team che ci portiamo oggi, ovviamente ho levato l'uccellaccio di ghiaccio perché, ragazzi, purtroppo non ha avuto il successo che speravo. Abbiamo sempre Gelina, Potenza, Velena, Red e Cristallone che ci accompagneranno in questi ultimi episodi incredibili. Allora, prima cosa, ragazzi, io vorrei andare a vedere quell'oleodotto sus, sperando ovviamente che i nemici, come dire, siano alla nostra portata, anche se secondo me saranno belli forti. Ed è esattamente laggiù, ragazzi, lo vedete? Quell'oleodotto sus? Tra l'altro è tipo lontanissimo. Vediamo un po', ragazzi, ho paura siano veramente forti, perché nel trailer ci stavano dei tizi con il Gatling, gente con laser assurda. Non lo so, ragazzi, vediamo un po', però magari dall'alto, se no, riusciamo a fargli qualche sneaky attack. Perché c'era una parte di me che avrebbe voluto anche finire il pal deck, però, ragazzi, ci sono alcuni pal che mi avete confermato spawnano randomicamente nei dungeon. Tipo, l'altra volta, io volevo provare a catturare la potenza di ghiaccio, perché all'epoca, nello scorso episodio, pensavo ingenuamente di riuscire a sconfiggere la terza torre, ma non l'abbiamo trovata, ragazzi, perché spawna nei dungeon. Io off camera me l'ero pure provato a fare due dungeon, ma non l'ho trovata. Quindi è così, ragazzi. Però ripeto, Palworld è stata una serie simpatica, mi ha divertito, vi ha divertito, ha aiutato nella crescita del canale, quindi sicuramente è una serie che mi ricorderò nel cuore, incredibile. Magari la prossima espansione di Palworld che aggiungono un'altra regione, sicuramente, ragazzi, faremo qualche episodio, ragazzi. Io spero di, appunto, avere tempo off camera di farmare, anche se, appunto, non vorrei che finisse come Dark Deception, ragazzi, che non ho avuto più tempo io a dedicare a Dark Deception per farlo a livelli skillati e prendere S,
però Pavlov mi dà più l'idea che entro, se no anche in 10 minuti riesco a fare cose incredibili. Ah, vabbè, non c'era bisogno di essere così cattivi, diciamo. Questa cosa è un grande problema. Mi hanno shottato Red con un mega laser e me la devo fare pure a nuoto. Non arriveremo mai a Riva a nuoto, quindi dovrò morire, prendere un'altra mount volante, tornare qui, prendere il mio povero cadavere, tornare a Riva, mettere Red nella base e farlo resuscitare, ragazzi. Tutto questo probabilmente ve lo dovrò tagliare, perché non mi aspettavo questa cosa. È incredibile, ragazzi. Forse ho toppato io che dovevo schivare quel laser, però anche, insomma, anche un po' meno, ragazzi. Io scherzando ho detto che era un'area difficile, però va bene, ragazzi, va bene, non importa, non ci voglio andare più in quel posto sus. A meno che non ci devo andare con una mount volante, ma con una mount d'acqua. No, perché io la mount, quella che è lo squalo, non gli ho mai fatto la mount, quindi sus. Secondo voi, ragazzi, se io adesso crepo nell'acqua, perderò tutte le mie risorse? Non lo so, ragazzi, tocca morire intanto. Ragazzi, io spero che il drop rimanga qui, perché altrimenti potrei rimanerci molto male, ragazzi, perché avevo armi, avevo tutto, quindi... Ragazzi, che dovete fare? Amici incredibili? Allora, come inizio di episodio, diciamo che non è andato benissimo. Red è morto, quindi tocca mettere Red a dormire. Appena ho fatto la battuta che non volevo prendere la mount volante, ragazzi, e ci prendiamo la mount volante. A questo punto abbiamo un team praticamente solo ghiaccio. A questo punto, per curiosità, potrei mettere a fare la cavalcatura per quell'affare d'acqua che non ho mai fatto, mi sa, sono abbastanza convinto. Eccola qua, sella per Serfant. Che dite, la proviamo a fare? La sella per Serfant? Proviamo, ragazzi, non l'ho mai fatta, facciamone una. Ah, carina questa cosa. Non sapevo che su Palward, se adesso crepi lontano lontano, il forziere te lo rimettono davanti al muso appena sponi. Beh, è una cosa molto utile, ragazzi. Meno male che ci avete pensato, amici. Tra l'altro io Serfant mi sa che ce l'ho tipo bassissimo di livello, perché è uno di quei palchi che non ho mai portato su di livello. Tra l'altro, ragazzi, non ho mai sperimentato una mount d'acqua, ci credete? Prima volta che testiamo pure una mount d'acqua, ragazzi. Riproviamo, se crepo di nuovo non ci andiamo laggiù, proviamo. Mi fa ridere che sono arrivato tipo all'ultimo episodio della serie di Palward sperimentando la mount d'acqua, ragazzi. Non l'ho mai provata. Vediamo, ragazzi, può essere pure che non ci sparano dal basso, eh. Per carità, voi mi potreste dire, però se ti trattano così vuol dire che lì ci sono dei tesori sus, magari, eh. E avete ragione anche voi. Il nostro Serfant a livello 4. Damn! Ok, ha spruzzato un getto d'acqua di prepotenza, ragazzi. Guarda il range di quell'affare, è assurdo. Allora, proviamo ad andare un pochino più destra, magari, così quel coso non ci spara, incredibile. Ok, per adesso non ci ha ancora sparato, è un buon segno. Quindi forse se ci arrivi volando con una mount lenta, te ciocca e te fa fuori. Però se ci arrivi magari via acqua, non ti ciocca. Per adesso non ci sta guardando quell'occhietto sus. È l'oleodotto del trailer, quindi ci ho preso. Tra l'altro è lontanissimo. È proprio lui. Forse ce ne sono pure più di uno. Piattaforma petrolifera dei bracconieri. Bracconiere a 55, gioia mia. Forse, ragazzi, non è la cosa migliore. Che dite? No, non c'è speranza. Va bene, ci ho provato, ragazzi. Non ci torno più. Ci ho provato. Sono a livello 55 e addirittura ne hanno messi due o tre sotto l'acqua che ti sparano. Direi che può bastare. Prima parte del video è stata fallimentare. Grazie Palward per avermi regalato un ricordo molto importante. Allora, ripariamoci le armi e iniziamo l'esplorazione pazzesca e assurda, sperando che vada un pochino meglio di questo inizio video. Come dire, non proprio sus, diciamo. Allora, dopo questo fallimento incredibile, ragazzi, io vorrei continuare da questa parte, perché mi avete detto che c'è una cosa simpatica che mi sono perso sulle montagne. Io direi di fare un po' di esplorazione, ragazzi, nella speranza di trovare qualche alfa pal, magari qualcosa di spicy. E poi, ragazzi, andiamo a vedere per curiosità come sono gli ultimi due boss delle torri, che non ho mai visto. Mi avete confermato, tra l'altro, un pochino lo sospettavo, mi avete dato voi la conferma incredibile che Frostallion, quei due tizi che sembrano dei Cavalieri dello Zodiaco, e per adesso basta, questi due, insomma i pal al 50 per capirci, sono i famosissimi leggendari di Palward, che io mi chiedo, ma quanto devi essere forte per prenderli? Incredibile! Quanto devi essere forte? E soprattutto che sfere pal devi avere per catturare i leggendari di Palward? Ragazzi, parliamone. Quel Frostallion, quel Pegaso di ghiaccio, sembrava una roba senza senso. Ripeto, secondo me l'unica forse cosa sbagliata che ho fatto in Palward è stato non chiudermici quando era proprio al massimo Palward, perché magari farlo mi avrebbe regalato altre emozioni, tipo fare l'endgame di Palward, che per adesso è abbastanza impossibile al mio livello.
Però ragazzi, è anche vero che mi sono divertito tanto anche così, quindi va bene così ragazzi, non c'è problema. Allora, una cosa che mi sono perso dovrebbe essere da questa parte, mi avete detto. Ora lo andiamo a vedere che cos'è. Sono curioso ragazzi. Però secondo me il momento più divertente del video deve ancora venire, perché sono curiosissimo di capire almeno visivamente come sono fatti i boss delle altre due torri, ragazzi. Che saranno altri due gnagni incredibili, come le prime due, o saranno altri Chadmen incredibili? Lo scopriremo tra poco. Era adorato un bel po' di gente con Sakurajima per tipo 10 giorni e poi sono riscomparsi tutti, ragazzi. Però, se voi sentite le interviste dei creatori di Palworld, ragazzi, loro dicono: sì, tranquilli, noi lo sappiamo che Palworld adesso non c'ha più nessuno. Però è giusto che la gente giochi altro e torni a Palworld quando noi mettiamo le cose su. Vabbè, ragazzi. Contenti loro, sono contenti tutti, ragazzi, incredibile. Comunque, quanto sono coatti questi piromanti di Palworld con il lanciafiamme? Cioè, loro hanno il potere del fuoco, ma usano lo stesso il lanciafiamme, ragazzi. Ecco perché mi avete detto di venire qui. C'è un altro leggendario qui che non avevo scoperto. Quindi sono quattro Frostalion, quei due cosi a cavallo, e questo coso che si chiama Jet Dragon. Vabbè, ma quanto è coatta sta cosa, ragazzi, al 55, ragazzi. Che bestia! Perché mi dà l'idea di essere una delle mount più veloci del gioco a mani basse soltanto perché, così, è un jet fuso con un drago? Praticamente è un Latios che ci ha creduto, non so se di più o di meno. Se avete catturato sto coso, capisco perché avete esplorato la mappa a velocità assurde, ragazzi. Mi dà l'idea che veramente con quello fai a 5000 km orari, ragazzi. Una roba assurda. Va bene, ragazzi, molto carina questa cosa. Grazie per avermi consigliato di venire qui, perché almeno abbiamo in video anche questo palla assurdo. Ma tipo, se io combattessi questo coso con questo palla incredibile al 38, stupiscimi. Mazza, non gli ha fatto niente. No, era soltanto per vedere la potenza di questo palla, ragazzi. Ma come vedete, se io gli lanciassi una sfera di incubo, vabbè, niente di straordinario, ragazzi. Era molto più forte artiglio di fuoco rispetto a artiglio di ghiaccio, ragazzi. Poi ci sono i Gobfin di fuoco, che già sono cattivi quelli d'acqua. Pensate come sono cattivi quelli di fuoco. Sicuramente, ripeto, metteranno una patch in futuro dove ci sarà l'Yggdrasil. Quindi, ragazzi, ripeto, Palworld non è finito. Dovranno mettere ancora un sacco di cose su Us e poi la gente tornerà magari, ragazzi. Quando ci sarà di nuovo un picco di giocatori, ragazzi, sicuramente tornerò con Palworld, nella speranza, appunto, che ci sia qualcuno che vuole provare a fare torri e io magari ne approfitto incredibile e riusciamo a sconfiggere queste torri finali incredibili della serie. Faccio fa tutto a loro, io cerco di sopravvivere, ragazzi, senza quello. Ok, sì, ragazzi, mi sa che qui c'era solo Jet Dragon, amico. Tra l'altro non ci sono neanche tante torri del teletrasporto, quindi Sus. Qui c'è l'altra isola Sus, che mi pare che non ci siamo andati qua, mi sa. Vabbè, facciamoci un'esplorazione al volo di questa zona qui. Mi sa che siamo andati nella prima riserva e nella terza. Nella seconda riserva mi sa che non ci siamo mai andati. Forse mi sto confondendo, io siamo venuti nella prima, nella seconda e non nella terza. Quando ti avvicini alle riserve, ragazzi, il cielo cambia, diventa rosso. C'è l'eclissi incredibile. Il massimo era che mettevano pure i soldatini che ti sparavano qui, ragazzi. Così ci sono qual fortissimi e pure soldatini fortissimi che ti sparano, ragazzi. Proprio uno di quei divertimenti veramente assurdi. Incineram Noct, wow. Jormuntine di Ignis, no, ci siamo venuti, mi sa, qui, ragazzi. E ragazzi, questo è un palo assurdo, cioè questo coso lo vorrei catturare tantissimo, ragazzi, ma non gli facciamo niente di danno, ragazzi, è quello il problema, capito? Questi sono pal fortissimi che tu ci devi venire livellato a bestia. Non è che adesso se io gli lancio una sfera rossa random lo catturo, sarebbe una sculata leggendaria che non credo succederà mai, però proviamoci, dai. Allora, non ha avuto quella rossa, non ha avuto effetto? Vabbè, gli facciamo un po' danno, ragazzi, in realtà, eh. Ah, capisco. No, allora, mo sono curioso, ragazzi, perché io gli ho sparato una sfera palla rossa e mi ha detto che non ha effetto su di lui. Quindi mi state facendo capire che qui dovrei avere le sfere palla ancora più forti, ragazzi? Siamo seri? Adesso sono arrivato alle sfere palla rosse e il gioco mi dice: no, vabbè, ma in realtà, sai, no, dovreste averci, che ne so, quelle viola per catturare un palla al 40, ragazzi, ma siamo seri? Vi prego, non mi dite così. Vuoi provare, eh? Se mi viene rilancio una rossa, se mi dice così, amen, ragazzi, vuol dire che è veramente sus. Quello, tra l'altro, non si può schivare. No, questa roba rossa non si può schivare, sus. Devo cambiare palla un attimo, ragazzi, perché se mi muore quello volante, ragazzi, è finita. Veramente finita in tutti i sensi. Ok, si sta riprendendo, meno male. Come ho detto, ragazzi, non lo sapremo mai se io posso catturare questo pal al 40 con le sferette rosse, ragazzi, perché è despawnato nel momento esatto che aveva uno di vita e io, ragazzi, lo stavo venendo a catturare, ragazzi. Oggi questo video di Palworld, ragazzi, non mi sta regalando soddisfazioni incredibili, ve lo dico, eh. Cioè, siamo andati male lì
Questo palo l'avevo portato a fatica a uno di vita. Mi avvicino per catturarlo e mi despawna e mi compare un soldatino. Come di ragazzi, non so se mi stanno arrivando dei segni sus che forse la serie di Palo si deve andare un pochino in pausa. Incredibile. Allora ragazzi, non siamo riusciti a fare neanche questo. Allora niente, continuiamo l'esplorazione. Vediamo se trovo qualche altro alfa pal. Magari ve lo metto in video e poi vediamo i nemici di queste torri incredibili, ragazzi. Un video un po' sfortunato, ragazzi. Non va bene. Allora ragazzi, ho controllato un attimo la mappa online. Ho praticamente trovato tutti gli alfa pal, eccetto due puntini grigi, che non ho visto che cosa sono apposta, che sono nella parte della montagna sotto questi due, quindi in questo quadratino qua, ragazzi. Quindi qua attorno non c'è niente, li abbiamo visti tutti quanti insieme. Tra l'altro l'altra volta abbiamo visto pure sta Lila e Noctemar 49, ragazzi, cioè lasciamo perdere. Qui sotto, ragazzi, e poi abbiamo visto effettivamente tutti gli alfa pal che ci sono in game, tranne Sakurajima, di cui non so niente, ragazzi, non ho neanche visto una roba, quindi incredibile. Andiamo ragazzi a vedere questi ultimi due pal, magari uno dei due riusciamo pure a catturarlo. Abbiamo visto tutto, però ovvio a catturare non abbiamo catturato tutto mai nella vita, ragazzi, perché io sono a livello 41, dovrei salire a 46 per catturare gli ultimi pal, capite che è una roba fuori da ogni grazia del godo. Inizia a lanciare casse di rifornimento. Vabbè ragazzi, ci vogliamo prendere la cassa di rifornimento? Tanto per prendere qualche risorsa, ragazzi, visto che siamo disperati. Vabbè, prendiamola, dai. Questa cosa ad esempio è molto molto carina, che ogni tanto randomicamente nella mappa ti fa cadere delle risorse utili, no? È molto molto utile questa cosa. Qui c'è un Suzaku al 41. Hanno messo pure questo, ragazzi, che mi sa che non me l'avevo fatto vedere. Sono delle risorse che puoi prendere così a caso. E c'è un Robin Quill di terra che mi ha visto, ragazzi. Qua tocca combattere, perché io le risorse le voglio prendere, amico, quindi mi dispiace. Provo pure a catturarlo, magari, ragazzi, tante volte. Ma mi ha levato metà vita con un colpo. Ok. Proviamoci un po'. Niente, ragazzi, ma è una gioia. Sfere dorate, ragazzi, uno di vita, eh. E niente, ragazzi, questa cosa in Palworld non la correggeranno mai. Sfere dorate assurde, sono state nerfate tantissimo, ragazzi, senza senso questa cosa. Senza senso. Niente, ragazzi, vuole entrare. Ok, meno male, con la sfera rossa è entrato. Ok, apriamo questo affare. Abbiamo trovato progetto per armatura di metallo raffinato 2. Elisir operoso, una roba leggendaria abbiamo trovato. Abbiamo trovato l'unico oggetto leggendario da quando ho iniziato la run. Una preziosa medicina aumenta la statistica e velocità dell'attività. Petrolio, 3 sfere ultra e una biancheria termica più 1. Vabbè ragazzi, abbiamo trovato in questa cassa, penso, gli oggetti più rari di tutto il gioco da quando ho iniziato a giocare a Palworld. Vabbè ragazzi, un ricordo prezioso, devo dire. Catturiamo una Dazzi, tante volte così. Beh, le sfere rosse vedete che vanno forte, meno male. Abbiamo preso una Dazzi, vabbè, tanto per. Per adesso ragazzi, a parte questi Robin Quill cattivissimi che mi fanno tornare in mente quando abbiamo affrontato il primo Robin Quill d'erba, non abbiamo trovato pal assurdi. Però mi dice appunto che ci sono due cosini, quindi dovrebbero esserci due alfa pal da queste parti, vediamo un po'. Sì, uno dei due, Menasting al 44. Beh, il nome è molto ignorante, devo dire, mi piace. Menasting. Mi dà l'idea di pal cazzuto. Volevo vedere almeno come era fatto. Aveva uno sprite completamente diverso da tutti gli altri. Però ora sono curioso, ragazzi, a costo di andarlo a vedere su internet dove sta, voglio capire dov'è questo Menasting al 44. Che per cui non ci eravamo venuti, è tipo la zona della terza torre. Sus. Allora, o è un dungeon quello, ragazzi, o è un modo per arrivare da questo pal che si chiama, ricordiamocelo, Menasting. Comunque certi pal ce l'hanno dei nomi cazzuti, dai, Menasting mi dà l'idea di nome cazzuto, ripeto. Non ho idea di cosa sia, però un Menasting mi dà l'idea di pal ignorante, vediamo un po'. No, questo è un dungeon. Sto cercando, ragazzi, da almeno 10 minuti e l'unico posto che ho trovato è quest'altro buco qua sotto, ragazzi. Secondo voi è qua sotto incredibile? Oppure, ragazzi, è proprio Caverna della Siccità? Ok, Palworld, I take it. Ammetto che è di una bellezza sconcertante. È uno scorpione d'acciaio. Wow, amici. Questo sì che è un pal cazzuto. Quanto danno gli facciamo? Non gli facciamo niente, ovviamente, figurati. Vai, proviamoci. No, questo ragazzi è troppo bello. Tocca catturarlo. Cioè, ma guardalo! Il danno che fa sto coso! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Ok, l'ha congelato. Abbiamo un po' di sfere, quindi GG per noi. Ok, ragazzi, l'abbiamo buggato. Perfetto, si è sbuggato, purtroppo. Ah, pure sfera d'oblio c'ha. Bene.
Ok ragazzi, potremmo provarci, a costo di consumare tutte le nostre risorse. Tanto ragazzi, almeno catturiamo un pal cazzuto. Con un colpo mi ha tolto tutto lo scudo giga, ragazzi. Oh yeah, Palward. I danni, ragazzi, i danni. Pensa a cavalcare sto coso, assurdo. Allora, cerchiamo di far tornare lo scudo, ragazzi, e poi gli lanciamo una gelina prepotentissima. E vediamo se gelina fa del danno. Ok, gelina, grande gelina, vai, vai. Ok, gli sta facendo del danno, credo. Ok, non è proprio un danno assurdo, però ci accontentiamo. A costo di tagliarvi questo logoramento, di portare questo Menasting a zero di vita, lo metterò in video. Tra l'altro c'è scritto lancia che trafigge ogni cosa, va bene. Vai Velena, pensaci tu. Ok, sta facendo un male assurdo Velena. Meno male. Vai vai Velena, mamma mia Velena, fortissima Velena, wow. Guarda quei suoi semini sus. Madonna, Velena gli sta facendo il culo, ragazzi, assurdo. Velena assurda. Io sono pronto, ragazzi, se riesce a portarla a poca vita sarebbe topperia, ragazzi, eh. Non mi aspettavo un attacco simile. E mi ha pure avvelenato. Fantastico, meglio di così, ragazzi, proprio alla grande. Cioè abbiamo 32 tentativi, ragazzi, vediamo un po'. 150 di vita, eh. Sfera terra, ragazzi, eh. Cioè, state vedendo, ragazzi, a 142 di vita, eh. Io non voglio dire niente, però è un po' assurdo, eh. Ragazzi, purtroppo però non ha senso. Gli ho sparato anche tre sfere viola, quelle ancora più forti delle rosse, ragazzi, a 88 di vita. Non si fa catturare, ragazzi. Questo è proprio un problema, però, di parlo adesso, ragazzi, con tutto il rispetto del mondo, eh. Cioè, si è pure clippato sul muro, ragazzi, dai. Veramente, dai. Ma ha 88 di vita. Ah, è assurdo. Questa cosa è assurda, ragazzi. Non ha veramente senso. Capisco tutto, ma 88 di vita non ha veramente senso. Gli sto tirando ogni cosa. 88 di vita, ragazzi, non ha veramente senso. Non è neanche difficoltà questa, è che purtroppo, diciamo che il gioco, come dire, ha un po' di problemini, lo posso dire, a livello di cattura dei pal. Sfere viola, sfere rosse, non si fa catturare. Mi sembra veramente assurdo, ragazzi. Cioè, ve lo dico col cuore in mano. È veramente, veramente assurdo. Non ha veramente senso. Allora, posso portarla a uno di vita, ragazzi. A uno di vita. E vediamo come va. Tanto c'ho l'anello, non dovrebbe morire. Vero? Sì, c'ho l'anello, vedi. Proviamo, ragazzi. Però non va bene sta cosa, eh. A 10 di vita. Riproviamo. Ok, ragazzi, purtroppo è andata male anche questa cosa, ragazzi. Ditemi voi se sono stato sfortunato io, oppure proprio Palward mi sta dicendo in tutti i modi che il mio viaggio in Palward deve finire, ragazzi. La terza cosa che mi va male, eh. Io ve lo dico, potete immaginare quanto tempo ci ho messo per poi portarlo a 10 di vita e morire con un colpo. Va bene. Ok, ragazzi, vediamo l'ultimo pal alfa, ragazzi, e poi andiamo a vedere i boss, ragazzi, e poi chiudo questo episodio, ragazzi, perché ammetto che non mi sta dando soddisfazioni da continuare, ve lo dico sinceramente. Era bellissimo comunque, Menasting era veramente un pal interessante, ragazzi, però veramente, per quanto mi riguarda, scandaloso che io al 41 ci debba mettere 2 ore e 1000 risorse per catturare uno scorpione a 10 di vita, ragazzi, ve lo dico sinceramente. L'avevo portato a 88 di vita, l'avevo portato a 10 di vita, io ho usato 3 sfere viola, 15 se non 20 rosse, non c'era caso di farla entrare. E io non è che la torre di Palward, quella delle cosine verdi, ce l'ho bassa di livello, ragazzi. Mi mancano 2 stack e ce l'ho maxata, eh. Questo proprio è uno di quei segnali, un po' come Dark Deception, ragazzi. Ci avete fatto caso? In Dark Deception, i Watcher e Agatha mi hanno fatto capire che non era la strada giusta a continuare la serie. Palward mi sta facendo capire che, come dire, la cattura dei pal sta diventando un po' troppo folle per quanto mi riguarda. Follia, ragazzi, follia. Questo Suzaku al 45 sta bene così, sono contento di averlo scoperto. Ma a noi non ci interessa, va bene così. Ultima cosa del video, ragazzi, andiamo a vedere per curiosità come sono gli ultimi 2 boss delle torri, cioè la terza torre e la quarta torre, ragazzi. E questo episodio deludentissimo di Palward può finire qui. Pensate voi, catturare i leggendari, se è impossibile catturare un alfa pal
al 44, neanche al 50, sono al 41. È follia, tu pensa, catturare un leggendario che deve essere. Ragazzi, non ci voglio neanche pensare, ragazzi. Sarà più difficile di sconfiggere la terza e la quarta torre. Boss della quarta torre. Allora, io non ho assolutamente idea di cosa ci sta qui dentro. Lo vediamo e scappiamo perché non abbiamo speranze. Però voglio vedere almeno chi diavolo è. Ok, un altro Chadman. È un pezzo grosso, mi dicono, eh. Ha pure un design da final boss questo. Ah, e lui ha impacchettato i soldi, va bene. Ok, quindi si è comprato i soldati. E qual è il suo palla? Ah, pure. Bene. È un... Ah, lui vola durante la fight! Marcus e Falenis. Va bene così, ragazzi. Quanta vita ha, per curiosità? Tanto per 146.000. Va bene. Posso uscire? Grazie. 146.000 di vita. E vola pure. I pal che non volano non lo possono colpire. Cosa ci sarà nella quinta torre? Lo scopriremo adesso, ragazzi. Già questo... Ragazzi, ma siamo a livelli di follia proprio, eh. Vediamo pure questo, ragazzi. Qui ce li siamo visti tutti. E direi di concludere questo episodio triste di Palward. Purtroppo incredibile. Chi ci sta qua dentro? Un altro Chad? Ok. Ok, scusami. Questo mi dà l'idea di ancora più forte di quello di prima. Questo usa il potere del ghiaccio. Ok. Ok, mi ha fatto la smorfia sus. Va bene. Victor e Shadowbeak. Ragazzi, non ho 200.000 di vita. Va bene. Ok, direi di scappare. Se è possibile, ragazzi. E si va. Va bene così. Va bene così, ragazzi. Andiamo alla base. Io mi lecco le ferite per questo episodio assolutamente deludente, triste di Palward, ragazzi, però ci sta, in 24 episodi, ragazzi, ci sta un episodio un po' più così. Evidentemente Palward ha sentito che sto per finire la serie, ha detto facciamolo soffrire un pochino. Qui troviamo un pochino qualche pal epico dentro queste uova incredibili, assolutamente no, ragazzi. Tutti i pal che purtroppo, ragazzi, abbiamo già, va bene così. Quindi ragazzi, io direi che per questo penultimo episodio di Palward può finire qui. Ragazzi, mi dispiace che di tutte le cose che volevo fare non è andata dritta una. Non siamo riusciti a catturare lo scorpione, non siamo riusciti a conquistare quel posto petrolifero, non siamo riusciti neanche a catturare quel drago sus, ragazzi. Mi dispiace, ci ho messo il cuore, ragazzi, ma oggi Palward ha detto proprio: non ti voglio dare soddisfazione. Che dovete fare, ragazzi? Noi ci vediamo prossimamente nell'ultimo episodio di Palward, dove esploreremo Sakurajima e poi metteremo una croce su Palward per un po' di tempo incredibile. Per il resto, ragazzi, che cosa siamo voi? E ci vediamo nell'episodio finale di Palward. Incredibile, pazzesco, assurdo, che speriamo sia un po' più godoso di questo. Mannaggia, alla prossima!